Abbiamo perso. Intanto vi ringrazio per essere venuti qua. Come sapete io non è la prima volta che mi occupo dell'ospedale di Cona, diciamo che negli anni comunque non abbiamo mai smesso di interessarcene. Poco tempo fa abbiamo depositato un'interrogazione che riguardava una variante del progetto che secondo noi inserisce all'interno degli investimenti fatti per Cona, una variante che appunto secondo me è stata pagata due volte, perché pare sia riportata sia nel progetto iniziale che poi subentrata come variante che ha fatto anche acquisire, diciamo così, del tempo in più alla ditta per finire i lavori. A seguito di queste segnalazioni ci è arrivato dell'altro materiale riguardante sempre i soldi, per renderla molto semplice, utilizzati per il completamento dell'opera di Cona. Cosa succede? Succede che l'investimento doveva essere finanziato, investimento poi nell'interrogazione che immagino vi sia stata data allegata e che depositeremo in giornata, ci sono anche i riferimenti delle delibere che si occupano appunto, a cui noi facciamo riferimento. Il finanziamento appunto per il completamento dell'ospedale di Cona doveva essere, diciamo così, coperto sia dai proventi derivanti dalla vendita del vecchio ospedale, sia da una copertura promessa dall'INAIL di 65 milioni di euro, INAIL che appunto si era impegnato ad acquistare una parte dell'ospedale. Cosa succede? Dopo 10 anni, affronto la parte più breve, dopo 10 anni l'ospedale, il vecchio ospedale ancora non è stato venduto e quindi per quella parte diciamo che quantomeno secondo noi sarebbe doverosa una rivalutazione sia dell'opera che dello stato dello stato dell'immobile, sia del valore e quindi anche della posta messa a bilancio come eventuale supposizione di provente appunto derivante dalla vendita. Ma diciamo così, la parte più sostanziosa viene e più sotto un certo punto di vista contabile e amministrativo più complicata, ma sotto un punto di vista della storia e politico cerco di semplificarla il più possibile, viene da parte dell'INAIL. Cosa succede? L'INAIL promette appunto 65 milioni di euro a fronte per l'acquisto di Cona, a fronte ovviamente di condizioni tra cui anche l'agibilità e il rispetto delle normative antisismiche ovviamente. L'ospedale procede con la costruzione, ma ovviamente l'azienda ospedaliera e di conseguenza la regione, perché poi l'azienda ospedaliera chiaramente coordinata dalla regione, devono trovare ovviamente le risorse da anticipare, perché l'INAIL dice: io questi 65 milioni di euro te li do una volta che l'opera è terminata e che comunque vengono rispettati i requisiti che io ti chiedo. Attraverso la tesoreria, che era all'epoca tesoreria della regione, che era all'epoca tenuta da Carife, dell'azienda ospedaliera tenuta all'epoca da Carife, vengono anticipati questi 65 milioni di euro che appunto trovavano giustificazione nella copertura promessa da INAIL, questo nel, se non erro, 2009, comunque riportate anche le date, sono riportate anche le date nell'interrogazione. Nel 2012 INAIL si ritira dicendo che non viene rispettato il requisito riguardante l'antisismica, requisito invece che a noi risulta rispettato. E cosa succede? Succede da un lato una cosa strana da parte sia dell'azienda ospedaliera che da parte della regione, cioè non viene opposto ricorso. Ci sono anche delle segnalazioni da parte del responsabile amministrativo del procedimento che suggerisce appunto di opporre ricorso, perché esisteva un rogito firmato da INAIL, se tutti i requisiti comunque erano rispettati poteva essere fatto ricorso e non viene fatto. Il problema qual è? Il problema è che non viene emessa
da parte della Regione nessuna delibera che continui a giustificare l'utilizzo di questi soldi. E qui viene il punto cruciale, perché sia l'azienda ospedaliera che la Regione e l'allora presidente di Regione, pare attuale candidato alle politiche per il Partito Democratico, dico pare perché ancora i nomi ufficiali non ci sono, sia l'allora presidente della Regione ne era a conoscenza, l'azienda ospedaliera era a conoscenza di questa situazione, anche l'allora direttore generale ne erano a conoscenza ed erano liberissimi di non fare ricorso per il ritiro dell'INAIL, però dovevano essere trovate altre risorse a copertura di questo buco che si è venuto a trovare, buco che, se sommiamo i 30 milioni di cui vi accennavo prima, i 65 milioni promessi da INAIL e poi ritirati, arriviamo a 95, se in 10 anni ci mettiamo interessi, oneri, spese varie, ci ritroviamo approssimativamente davanti a un buco di 100 milioni di euro che ad oggi, salvo che, e me lo auguro, la Regione non ci smentisca, non è stato coperto da nessuna risorsa regionale. Il buco nei conti della Regione? Nei conti dell'azienda ospedaliera. I conti dell'azienda ospedaliera, ovviamente, se non trovano coperture di altro tipo, poi in una qualche maniera devono essere autorizzati e coperti dalla Regione. Comunque ricordiamoci che l'azienda ospedaliera non è un ente totalmente autonomo, comunque fa capo alla giunta regionale. Certo, poi io adesso sto cercando di farmi un riassunto della situazione. L'interrogazione che abbiamo fatto è molto dettagliata, e quindi lì eventualmente potete leggervela con calma e trovare le informazioni necessarie. Quindi cosa succede? Succede il fatto, e noi presenteremo anche un esposto alla Procura in merito, perché sinceramente non ci sono chiari alcuni passaggi e, come dire, sospettiamo, abbiamo il timore che ci siano anche delle irregolarità nella compilazione dei bilanci dell'azienda ospedaliera, perché se questo anticipo di cassa che è stato continuato, cioè è stato utilizzato continuativamente nel tempo, nonostante fossero venute a mancare le coperture, non ha trovato nessun'altra, appunto, copertura da parte della Regione, anche nei bilanci qualche cosa evidentemente che non quadra potrebbe esserci, perché comunque si continuano ad utilizzare sostanzialmente delle risorse che poi non ci sono, si continuano ad utilizzare dei soldi anticipati, oltretutto da un istituto che purtroppo è stato coinvolto nella vicenda degli istituti falliti e del conseguente decreto salvabanche, e visto che Carife ha avuto un fallimento, se non sbaglio, perdonatemi, in questo momento ho un vuoto di memoria, ma mi pare intorno ai 340 milioni di euro, se questi 100 milioni comunque non sono rientrati nella tesoreria di Carife, ci domandiamo anche quanto abbia eventualmente influito il ruolo dell'azienda ospedaliera e della Regione nel fallimento di Carife e di conseguenza anche nei danni subiti dai risparmiatori e dai cittadini ferraresi, perché poi sappiamo benissimo che attraverso il decreto salvabanche purtroppo gli unici che sono stati veramente danneggiati sono stati i risparmiatori di Carife e quindi i cittadini ferraresi. Oltretutto, concedetemi una valutazione meramente di tipo politico, capite benissimo che ci troviamo a un brutto intreccio tra i peggiori attori della provincia di Ferrara, Coop Costruttori, che comunque aveva l'appalto per la costruzione dell'ospedale e che è fallita, con il conseguente danno anche qui verso i soci lavoratori, verso persone che avevano investito, avevano creduto nella cooperativa, e soci soprattutto risparmiatori che avevano investito nella cooperativa, Cona, che l'ospedale di Cona, che come sapete, insomma, è già stato oggetto di vicende sia giudiziarie
che politiche e comunque insomma, per il quale abbiamo sollevato dubbi dai primi giorni del mandato in regione, si trovano ancora su internet le foto degli scantinati insomma, dove ci sono degli imbuti di plastica a raccogliere le acque di scolo, quindi quelle immagini parlano forse meglio di me, sicuramente meglio di me. E Carife, che comunque è stato un'altra grande vicenda che ha coinvolto e danneggiato i cittadini ferraresi. E a questo punto, se questi 100 milioni di euro dovessero aver influito anche sul fallimento di Carife, capite che la responsabilità politica della regione Emilia-Romagna è pesante e di sicuro non si può mettere riparo una situazione del genere con 100.000 euro stanziati dalla regione a tutela legale dei risparmiatori danneggiati dal fallimento di Carife, insomma questa. A noi sono arrivate queste. Sì, una cosa su Carife, giusto per questo. Come si fa a scoprire se è stato o meno ripianato il debito verso Carife? L'abbiamo chiesto, sì, l'abbiamo chiesto nell'interrogazione, infatti poi. È ovvio, noi oggi abbiamo depositato un'interrogazione proprio per chiarire i dubbi che abbiamo, nel senso abbiamo delle documentazioni che ci sono arrivate, dei riferimenti a delibere e a comunicazioni che attestano questa situazione. Mi auguro che la Regione le smentisca naturalmente, perché è ovvio, noi siamo qui per denunciare una situazione, ma sempre augurandoci che la realtà sia un'altra e che non ci sia stato effettivamente un danno nei confronti dei cittadini, perché poi è questo l'essenziale, e che la situazione contabile poi dell'azienda ospedaliera sia effettivamente in regola, perché comunque, ripeto, ci sono anche degli aspetti contabili che vanno chiariti all'interno dei bilanci, perché effettivamente nel momento in cui viene a mancare una copertura sostanzialmente e si continuano a utilizzare questi soldi si crea un debito fuori bilancio. Naturalmente noi non ci siamo messi a, nonostante insomma la documentazione ripeto ne abbiamo, però non sta a noi appurare un'eventuale irregolarità all'interno dei bilanci, proprio per questo depositeremo un esposto in modo tale che si accertino eventuali responsabilità sia dal punto amministrativo che contabile, e poi chiaramente giungeremo anche alle considerazioni sulla responsabilità politica, perché naturalmente poi ci saranno anche delle responsabilità politiche, visto che comunque, ripeto, l'allora presidente di regione era al corrente della situazione, ma pare non si sia mossa foglia. Stiamo parlando di Arrani, vero? Sì. Sono così, sono 65 più 30 milioni, sono sì. Una bella cifra, una bella sì. Importante, molto grossa. Come fate a dire che la regione non ha previsto, diciamo, delle coperture? Cioè avete esaminato i bilanci? Avete fatto una chiesta? C'è arrivata la documentazione, c'è arrivata questa tutta la documentazione. C'è la Sant'Anna? No, c'è arrivato questo plico di materiale che abbiamo esaminato, è arrivato in forma anonima, però sono riportati praticamente i riferimenti che trovate all'interno dell'interrogazione, ci sono arrivati chiaramente. C'è questa documentazione dice che la regione non ha coperto questo buco tra virgolette dell'ospedale e questo buco non è stato coperto neanche nei di Carife. Sì, allora sul discorso della copertura di Carife è tra le domande, okay. Nel senso non è una cosa certa. Esatto, cioè è un sospetto che abbiamo, perché ovviamente fungendo da tesoreria, non esistendo ad oggi, salvo che la regione ci smentisca, ripeto, perché poi una ricerca l'abbiamo fatta ma non abbiamo trovato nulla, se la regione, cioè se si è creato questo debito nei confronti di Carife che aveva anticipato dei soldi e per il quale è venuta a mancare, chiamiamola la garanzia, comunque la copertura promessa da INAIL, e la regione non ha provveduto con altre risorse a deliberare per ripristinare quelle coperture che erano venute a mancare,
il primo dubbio che ci è sorto è quanto questi 100 milioni non più coperti hanno inciso sul fallimento. Naturalmente l'abbiamo chiesto perché il nostro è un legittimo dubbio e non... Ma cioè, non avete mai contattato Carife, gli ex amministratori, con tutto, diciamo, in questo momento? No. Avete fatto una domanda molto chiara. Sì. Quando ai giornali arrivano documentazioni anonime, noi una cosa che facciamo prima di scrivere, facciamo una verifica. Voi ricevete una documentazione anonima, avete fatto... Beh, però abbiamo delle delibere, cioè sì, non sì, abbiamo... non abbiamo una lettera. No, ecco, però per dire, sulla mancata copertura dei 30 milioni da parte della regione, siccome noi siamo abbastanza vecchi del mestiere, o se siamo assoluto, a varie riprese c'era stato detto anche in iniziative ufficiali che la regione aveva fatto fronte con propria... Allora, noi non abbiamo trovato nulla. Cioè voi avete fatto una ricerca sui bilanci? Non abbiamo trovato nulla tra le delibere regionali che attestasse la copertura. Sì. Un secondo, adesso mi ricordo un altro così così poi andare avanti anche lei. Anche a me risulta che a suo tempo c'era stato un intervento della regione che aveva detto per adesso li metto io i soldi, okay, e poi vediamo quando ci sarà la vendita, ma lei sa che quel progetto lì adesso è fermo, non è? Cioè non c'è stato il fallimento del progetto. Sì. Il progetto. Allora, noi abbiamo trovato, le dico la verità, un articolo invece di stampa dove si diceva esattamente il contrario. Io vi chiedo scusa, ho lasciato la cartellina in macchina, però se vi serve eventualmente vi diamo anche i riferimenti rispetto a questo articolo, dove ad esempio invece si parlava di questi 30 milioni ancora a debito e non coperti. Quindi per questo noi chiediamo proprio alla regione, diciamo, non abbiamo fatto... Vogliamo la prova. Ecco, bravissima, esatto. Cioè l'interrogazione significa proprio dateci le risposte ai legittimi dubbi. Fatto sta che ad oggi la situazione ci risulta questa. Se non altro, anche il dubbio più grande da chiarire è per quale motivo non si sia fatto ricorso nei confronti di INAIL se le carte erano a posto. Oltretutto c'è anche all'interno della relazione del collaudo c'è anche una contraddizione dove, perdonatemi, io lo cerco all'interno dell'interrogazione perché l'abbiamo citato anche lì. A pagina 5, esatto. Nella relazione accenna la lettera inviata alla Regione il 12 ottobre 2005, c'è il numero, con la quale il direttore generale comunica il rifiuto dell'INAIL. Poi, nelle pagine successive, si pone in evidenza il finanziamento erogato dall'INAIL. Cioè, quindi, insomma, un po' di confusione quantomeno l'hanno fatta, perché prima si dice che questo finanziamento è venuto a mancare e poi lo si cita nelle strutture. Quindi... noi in questo momento chiediamo chiarezza e lo ripeto, mi auguro che vengano smentiti i dubbi che abbiamo, visto che anche rispetto alla precedente interrogazione che riguardava la variante, ancora la Regione non ci ha risposto, abbiamo chiesto degli accessi agli atti e ci continuano a rinviare le risposte, perdonatemi, però insomma finora anche i dubbi che abbiamo posto non sono stati chiariti. Abbiamo fatto degli accessi anche riguardanti il collaudo, proprio per verificare anche che le segnalazioni che ci sono arrivate effettivamente siano veritiere, però non troviamo, perché io le dico la verità, noi l'abbiamo chiesto il collaudo, la Regione ancora continua a rimandarci e l'abbiamo già chiesto da diverso tempo. Una relazione, un collaudo con una relazione, non credo ci vogliono mesi per il collaudo tecnico, perché c'è il collaudo amministrativo, perché ci sono è stato poco tempo fa. Ci sono state tutta una serie di procedure che sono state attivate dopo l'apertura ospedale che si sono concluse. Noi abbiamo chiesto la documentazione completa di queste cose, di questa parte qua. Esatto. Ancora non ci hanno risposto, vuol dire documentazione facilmente reperibile da parte della Regione. Basta una mail mandata all'azienda ospedaliera e in mezza giornata, se vuole, se l'azienda ospedaliera risponde. Quindi non ci rispondono sulla delibera che a noi ci risulta pagata due volte, non ci rispondono dandoci il collaudo, vengono fuori anche questi altri chiamiamoli scambi epistolari e delibere riguardanti anche questo buco da 100 milioni.
francamente prima ci rispondono più siamo contenti, per capire se effettivamente le nostre ipotesi sono giuste oppure per smentirle. Chiaramente io per il bene dei cittadini dell'Emilia Romagna mi auguro che vengano smentite, perché ripeto, gira che ti rigira, che parliamo della regione, parliamo dell'azienda ospedaliera, parliamo di Carife, sono sempre soldi dei cittadini emiliano romagnoli, soprattutto della regione. Secondo voi, andando a guardare i documenti contabili, che ci sono fatti di nuova per iniziare a approfondire queste cose qua, il buco salterà, se ci sarà, salterà fuori nel bilancio dell'azienda ospedaliera, in quello della regione? Nell'azienda ospedaliera. Nell'azienda ospedaliera? Sì. Un atto della regione che autorizza l'azienda ospedaliera a fare una situazione di cassa per quella cifra. Quindi ricordi che anticipare significa che la cifra non c'è, ce la metto in sostituzione di qualcosa che non ho fatto. Non ho avuto i soldi dall'INAI, non ho venduto l'ospedale, non ho venduto l'ospedale nei tempi previsti, ho un valore dell'immobile che cambia di giorno al giorno. Non è prevista una data certa, nel frattempo però l'azienda ospedaliera ricade nel piano di rientro ministeriale, nel frattempo Carife fallisce, quindi su tutta azione connesse con qualcosa che viene originato finanziariamente da una posta che non viene coperta con finanziamenti certi. Cioè, in pratica alla regione è stato detto: non ho questi 100 milioni, li chiedo a Carife perché sono successe queste cose. Deve essere la regione, ok. Questo caso qua. La regione, come ha detto la consigliera, c'è anche questo all'interno del riferimento. Come ha detto la consigliera, autorizza l'azienda a fare un'anticipazione di cassa. Chiedendogli a Carife. L'ha fatta per tutte e due le poste, di 30 milioni e 65? Sì. Sono state due anticipazioni di cassa. Non so se siano stati erogati, però le due motivazioni erano quelle ed è stato usato lo stesso strumento, se poi è stato utilizzato. Quindi noi non sappiamo sulla base delle documentazioni e sulla base delle documentazioni. Allora, ci tengo, perdonatemi, per precisare due cose, innanzitutto un errore mio, Errani non è candidato col PD ma con Liberi Uguali, la minestra. Il discorso della segnalazione anonima, in realtà noi le verifiche le abbiamo fatte anche riguardo l'attendibilità, mi hanno chiesto di rimanere riservati, quindi non è che mi chiedo scusa nella fretta. Voi sapete chi è che ve l'ha mandato, ma diciamo in forma riservata. No, esatto, bravissima. Confidenziale. Esatto. Sono due cose un po' diverse. Da un altro non è una lettera che arrivava, esatto, infatti quello che diciamo è per quello che richiedevamo, perché noi quotidianamente riceviamo guardi come la capisco. Io ho un archivio apposta per quella lettera, è il mio collega Gianluca Sassi. Sì, no, per quello insomma stiamo ben attenti quando ci arrivano segnalazioni, controlli, verifiche di gestione di bilanci. Rispetto delle regole di bilanci, l'anticipazione di cassa, a nostro avviso, forse non corrispondono alle regole dei bilanci, cioè l'anticipazione di cassa è prevista per alcune circostanze in una certa quantità. Qui stiamo parlando di una somma abbastanza consistente. Noi non siamo specialisti della comunicazione dei bilanci, ma ci poniamo in dubbio, può esserci un'anticipazione così rilevante? Di solito l'anticipazione dovrebbe stare in 2015. Anche perché in teoria insomma i bilanci vengono controllati annualmente, quindi anche sull'approvazione, sulla revisione della proposta di questi bilanci, chiediamo alla regione quanti controlli eventualmente a sua volta abbia fatto. Ripeto, siccome io non sono né un revisore dei conti, non sarebbe nemmeno il mio ruolo, anche se lo fossi, facciamo un esposto proprio perché. No, ma certo, per carità. Chiedo soltanto, avete provato a contattare l'INAI per questa cosa? Perché la partita con l'INAI è rimasta aperta per diversi anni, ma fin dall'inizio della pandemia c'è stata questa serie di bisticci, lo facciamo, sta avanti per un tempo, sì. Poi alla fine l'ospedale è stato finito. Loro non hanno dato i soldi e qualche anno fa, forse nel 2015, quando voi citate la data del 2015 qua, con la risposta dell'email, io ricordo che Venturi aveva fatto una dichiarazione in conferenza stampa, io lo ricordo perché c'ero anch'io,
gli avevo chiesto io quella roba, per quello che mi ricordo. Sì. E lui aveva detto, noi stiamo contattando l'email per sapere se loro sono disponibili in qualche modo a venirci incontro in quella partita. Voi qua poi avete detto, avete scritto che l'email ha detto di no. C'è scritto qua. Sì, io adesso non so quando Venturi abbia fatto esattamente questa dichiarazione. Quindi... No, il direttore generale comunica il rifiuto della linea del finanziamento nel 2015, sì, era già aperto da 3 anni. Quindi. Sì. Ecco, quindi quella partita lì dovrebbe essersi chiusa nel 2015. Voi non l'avete mai sentito l'INE per questo? No, l'INE non l'abbiamo sentito, noi ci siamo rifatti agli atti che ad oggi ci sono, perché poi insomma, io perdonatemi, si può dire tutto quello che si vuole, però. L'interrogazione serve per questo. No, ma poi mi perdoni, ma da parte dell'INAI non ne va nessun rogito, quindi anche qualora io facessi una telefonata e di là mi dicessero sì sì non ti preoccupare, quelli diamo noi. Cioè, perdonatemi, non so quanto possa essere. Non per sapere qual era stata la certo, mi risulta che ad oggi l'INAI sia fuori dai giochi e che la regione non abbia fatto ricorso rispetto a questo ritiro. Anche perché, del 65 milioni esatto, mi permetta, ma anche Venturi fa queste dichiarazioni, ma nel momento in cui la regione avrebbe potuto farsi valere nelle sedi opportune non l'ha fatto. Io qualche domanda me la pongo, magari per carità di Dio, noi stiamo all'opposizione, quindi andiamo a vedere sempre l'aspetto negativo delle questioni, ma vedendo anche come si sta comportando in questi giorni l'assessore Venturi, al quale da un anno e mezzo abbiamo chiesto un'audizione in commissione rispetto ai 400 milioni di euro che pare vogliano investire per la costruzione del nuovo ospedale di Cesena, non è mai venuto in commissione e domani va a fare una conferenza stampa a Cesena. Capite che insomma quantomeno ci si sente scavalcati nel proprio ruolo. Io con tutto il rispetto che ho per voi, ma cioè, che i giornalisti vengano prima della Commissione Sanità in Regione è uno sgarbo istituzionale, oltre che una scorrettezza, nel senso, noi abbiamo fatto anche una segnalazione, io e il mio collega Bertani, che è appunto della provincia di Forlì Cesena, al Corecom, perché visto che in campagna elettorale la Giunta si dovrebbe attenere alle comunicazioni istituzionali strettamente necessarie, non ci sembra che sia così strettamente necessaria questa comunicazione, visto che in commissione ancora non è venuta, da un anno e mezzo che lo aspettiamo. Quindi capite che anche nei confronti dell'assessore Venturi non gli sto dando certamente del bugiardo, ma poi le comunicazioni probabili che utilizzi a seconda di come gli conviene in quel momento. Lei all'inizio della conferenza stampa ha fatto riferimento a un'altra partita che voi state seguendo, che riguarda la variante. Quello lì non era una cosa che era già stata definita in qualche modo nel processo che c'è stato al primo grado? O una cosa diversa? C'era una parte del processo, del processo che riguardava una variante legata 2 volte, per cui poi si era originato anche un altro filone del processo che ha portato anche alla condanna di una persona che poi è stata una sentenza che è stata ribaltata a un livello successivo, però per una questione tecnica giudiziaria il tema non è stato affrontato, ma comunque è rimasto e in una prima fase di valutazione era emerso, poi successivamente non è potuto entrare nel giudicato per una questione di tecnica. Non è stato definito, era entrato ma non è stato definito, che c'era la storia della variante pagata 2 volte, che era poi anche lì stiamo aspettando il vecchio responsabile del dottor Pinelli, se non ricordo, che è stato lui a segnalare la cosa, almeno così ricordo, poi sì, mi sembra di sì, però insomma quella parte lì non è stata definita, tant'è che appunto abbiamo chiesto spiegazioni alla regione, però ancora non ci arriva risposta. Io poi naturalmente quando arriveranno le risposte, se volete, sono a disposizione e faremo le eventuali considerazioni del caso quando arriverà, vediamo prima possibile. C'è una battuta, è un'anticipazione di cassa di una cassa che non c'è più. È un'anticipazione di cassa per una cassa che ad oggi non esiste più, con è come se io andassi a chiedere un mutuo in banca con delle garanzie e poi quelle garanzie vengono meno. Comunque in teoria la banca me le viene a chiedere, in questo caso la banca è fallita, quindi abbiamo il dubbio appunto se e come abbia inciso e se
siano poi invece stati coperti in qualche modo, e questo è l'aspetto, e poi c'è tutta la parte contabile. C'è veramente anche il problema delle persone a cui andare a chiedere ex cassa. La vecchia casa, ma c'è un commissario, c'è un commissario. 10 milioni anticipati da tariffe dall'azienda ospedaliera sono stati restituiti a tariffe? No, è questo il dubbio. Questo, cioè, il problema è questo qui. Cioè, dall'azienda ospedaliera ci risulta di no, semplicemente perché allora il buco nell'azienda ospedaliera non c'è. Non abbiamo. Allora, qui oltretutto si apre un altro aspetto, mi spiego, noi non avendo trovato nulla da parte della regione che andasse a coprire quella garanzia venuta a mancare da INAIL, quindi questi 65 milioni che dovevano essere dati, si crea questo buco. A questo punto, se c'è veramente questo buco nei bilanci dell'azienda ospedaliera, e ripeto, vogliamo capire se effettivamente si è creato un debito fuori bilancio, quindi ci sono anche delle irregolarità nei bilanci dell'azienda ospedaliera oppure no. C'è un altro aspetto, visto che l'azienda ospedaliera e comunque anche la ASL di Ferrara si trova in una situazione di rientro, quanto ha inciso questa situazione nei piani di rientro dell'ASL ferrarese e quindi soprattutto nelle eventuali carenze di servizi nei confronti dei cittadini ferraresi, perché potete capire benissimo che nel momento in cui si è in una situazione di piano di rientro, così come succede, perdonatemi il paragone infelice, però in Campania a livello regionale, dove comunque i cittadini soffrono questa situazione debitoria della sanità campana, allo stesso modo il rischio è che in una situazione di piano di rientro nel ferrarese ci siano effettivamente delle carenze nei servizi, o quantomeno se ci fosse stata una gestione più oculata delle risorse magari adesso potevano esserci dei servizi in più, mettiamola così. Il piano di rientro, da quello che ricordo io, riguardava, diciamo, uno sforamento di alcuni milioni relativo al 2015, diciamo è un piano di rientro di 3 anni che riguardava il 16, 17, 18, insomma, più o meno dovrebbe essere, da quello che ci hanno assicurato in varie conferenze, con varie dichiarazioni, comunicati stampa, quel piano lì dovrebbe essere in qualche modo recuperato. Si tratterebbe comunque di una manciata di milioni che forse, diciamo, questa partita qua può percepare, voglio dire, nel senso che si trattava di 13 milioni, quindi sono 100 milioni fantasmi, ecco, perché 100 milioni sono 100 milioni, più che buco sembrava 100 milioni fantasmi. Esatto. Sì, quelle sono dichiarazioni che ha rilasciato l'azienda ospedaliera dicendo guardate che ormai abbiamo avevano detto più o meno le stesse cose. Rimane una considerazione che i cittadini della provincia di Ferrara sono quelli che hanno la spesa pro capite maggiore per la sanità in tutta l'Emilia Romagna, quindi anche lì comunque diciamo che questo potrebbe essere un argomento da affrontare a parte e che rimane sicuramente ad appesantire una situazione già abbastanza complicata e pesante di su, insomma. Nell'eccellenza dell'Emilia Romagna che ancora continuano a sbandierare, un piccolo neo, purtroppo piccolo, neanche tanto piccolo. Una domanda per quanto riguarda. Sì. Noi qualche giorno fa ci siamo occupati del famoso contratto, ma siete occupati anche voi del project financing. Era un contratto, insomma, che lega mani e piedi dell'azienda ospedaliera per tanto tempo, per 30 anni, insomma. Sì. L'anno scorso la commissione ha finito di fare questa commissione mista, ha finito di fare il suo lavoro. E credo che abbia anche fatto delle proposte per dire che possiamo cercare di risolvere questo problema in questo modo. L'ospedale sta cercando di ottenere risparmi, Progeste ha un bel contratto che può portare davanti al giudice, quindi quella è una partita ancora tutta da finire. Voi che come l'ha valutata dalla regione, diciamo, la partita del progetto? Ci sta della alla prossima conferenza? Sì, anche, esatto. Comunque grossa sorpresa anche lì, comunque già in passato ce ne siamo occupati. Diciamo che il risultato che abbiamo ottenuto, speriamo sia vero, è che
Comunque Venturi ha dichiarato che non si fideranno più al project financing come strumento, perché effettivamente poi è risultato fallimentare, anche lì dicendo che c'è stato quello adesso anche Caradori che lo deve gestire, però infatti vedremo insomma. L'altra questione che poi andremo ad affrontare, che riguarda però un po' tutta la sanità emiliano-romagnola, è che lo strumento delle anticipazioni di cassa non è stato utilizzato solo per l'ospedale di Cona, e quindi nell'interrogazione abbiamo chiesto conto anche di tutte le altre situazioni, perché se i sospetti che abbiamo risulteranno veri, verranno appunto provati, vogliamo andare a verificare anche le altre situazioni della regione, perché non vorremmo che ci si trovasse davanti a una questione ancora più grossa di quella che pare ci sia qui a Ferrara. Quello che chiedete sono le delibere di copertura di quei due. Sì, guarda, c'è l'elenco delle domande. Sono quelle delle. C'è entità delle anticipazioni con indicazione separata del valore, stato del debito, quindi rate pagate, eccetera. Motivazione a supporto dell'erogazione, quindi le coperture. Quello che volevo che non passasse è che la consigliera non è contro Coma. Questa attività la fa per tutelare la tenuta di Coma. Perché se ciò è avvenuto al danno. Perché in altre realtà sono stati finanziati con somme reali, mentre in questo caso Ferrara si ritrova con un progetto financiero, soldi altrui, con debiti autorizzati, quindi non somma di denaro, mentre in altri luoghi gli ospedali sono stati finanziati con somme sì, reali. Deve, cioè, il messaggio che ci tengo che passi è che appunto, cioè, se noi facciamo questa cosa qui non è per fare gli inquisitori, posto che se ci sono delle responsabilità contabili, giudiziarie, legali, eccetera, ci sono gli organi preposti. Non siamo venuti a fare i giustizieri, siamo venuti a capire se è stato perpetrato un danno nei confronti della sanità ferrarese, di conseguenza nei confronti dei cittadini ferraresi. L'appunto politico che vi posso fare è che se ci sono delle responsabilità e ci sono a livello dirigenziale, finché le dirigenze sono di nomina e derivazione politica, purtroppo il rischio che si ripetano situazioni simili a questa c'è. Quando e se i principi del Movimento 5 Stelle entreranno in atto, dove queste nomine politiche verranno sostituite invece da incarichi dati in maniera meritocratica. Sta parlando di direttori generali? Anche. Cioè. Scusi, stavo dando parte. Il funzionario, poi ho fatto riferimento, che tipo di figura è? No, voglio sapere il nome, chiaramente, forse vorresti sapere anche voi. Così per l'espressione, risposta che sia necessario terminare è la pagina 4, in fondo, quanto resta a carico del e quanto va detto l'azione del funzionario che agito. Cos'è? Un amministratore contabile, una responsabile contabile della regione, dell'ospedale? O è una definizione, diciamo, generica che. Sì, anche perché adesso noi l'abbiamo usata a singolare, ma sicuramente non sarà stata una sola. Potrebbe essere un plurale. Sì, esatto. Si tratta di azienda ospedaliera, regione, entrambe. È da verificare. Solo per capire, perché non potrebbero essere certo, no, potrebbero essere coinvolte entrambe, nel senso che poi siamo i gestori del bilancio delle due aziende, potrebbe essere. Comunque, ripeto, cioè queste sono procedure che non coinvolgono una persona sola, c'è una macchina in piedi, ma per riassumere è un sistema che non ha funzionato in ogni caso, e a capo di questo sistema c'è la politica, vuol dire che ci giriamo intorno.